Sappiamo che la Vastese quest'anno non ha iniziato come sperava, ma contro il Teramo tutti quanti cercheranno di tirare fuori il meglio di sé. Quindi al momento noi pensiamo alla partita di domenica e alle partite che verranno. E aspetteremo con trepidazione la Vastese. L'obiettivo nostro è di vincere tutte le partite, ce lo diciamo sempre, lo dicono tutti i ragazzi che parlano con voi, però è così, sappiamo che nessuno ci regalerà niente, che l'obiettivo è ad aprile e di conseguenza ogni partita è sempre un banco di prova che non possiamo sbagliare. Tu sei uno dei tanti giocatori Teramani della squadra. Indossare questa maglia, che sensazione ti sta dando? Per me è sempre motivo di orgoglio. Indossare la maglia della propria città credo che a tutti faccia un certo effetto, sia nelle partite più importanti tipo il derby, sia nelle partite che magari possono dare meno stimoli. Ed è proprio lo scudetto che abbiamo sul petto che ce li continua a dare. Noi sappiamo che l'avversario che incontreremo domenica è sempre un avversario ostico, sappiamo che è comunque un derby e di conseguenza. Noi crediamo molto nel nostro lavoro e siamo consapevoli della nostra forza, di conseguenza rispetto, come si dice, rispetto per tutti, paura di nessuno. Passami la battuta, tifi per il rientro più tardi possibile di Cangemi. No, Christian è sempre un compagno, di conseguenza sono arrivato qui per fare il meglio e dare il massimo. All'interno di una stagione sono molti fa i fattori. E credo che Cristian sia stato sfortunato in questa prima parte. Sono sicuro che quando rientrerà ci darà una grossa mano come ha fatto l'anno scorso. Sono come tutti i compagni pronto ad aspettarlo. La percentuale di Teramani si fa sentire, soprattutto magari nelle partite in cui c'è da essere uniti, compatti, come ad esempio riprendere in mano la situazione contro il Giulianova 2 volte, quello credo che sia stato dovuto molto alla teramanità che c'è in campo e al sentimento che proviamo anche solo stando dentro questo stadio e avendo questa maglia.